Ambra, abbiamo cose che immagino sono molto interessanti, però io sono convinto di una cosa. Tu prima mi hai detto che non hai mai avuto un mental trainer fino ad ora. Io sono comunque convinto che una fretta con tu comunque ha sviluppato naturalmente una forza mentale per raggiungere questi obiettivi che è enorme. Raccontami come riesci tu a concentrarti e come riesci a mantenere la concentrazione sull'obiettivo. Beh, sì, alla fine, come ho detto prima, anch'io ho questi rituali in pre-gara e adotto inconsciamente delle strategie di visualizzazione, comunque, perché prima della gara, i giorni prima, ma addirittura il mese prima, mi sono immaginata comunque diversi finali di questa gara che aspettavo da tanto tempo, e non solo positivi, anche negativi, quindi mi immaginavo anche come sorpassare poi anche una possibile comunque sconfitta, ma pensavo comunque al positivo, al risultato positivo, e questo sicuramente mi ha dato più sicurezza in me, più consapevolezza del lavoro che avevo fatto, e poi ho i miei piccoli rituali scaramantici, come per esempio farmi le treccine prima della gara. Raccontaceli un po'. Sì. Le treccine quindi sono un rituale di battaglia. Sì, esatto, le treccine, poi ascolto sempre una canzone prima della gara, e la respirazione, cerco di respirare profondamente, e poi basta, pensare solo a correre, perché tutto il lavoro che avevo fatto prima l'avevo già fatto, quindi la gara è soltanto il momento in cui non devi pensare a nulla, tranne a vivere il momento.